Siamo nel cuore della tragedia di Rigopiano. È la prima volta che una telecamera arriva fino a questo punto, nell'apice della devastazione della valanga, di quella terribile valanga del 18 gennaio scorso. Tutto questo è possibile grazie al Dipartimento della Scienza della Terra dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti e dall'avvocato Vania Della Vigna, legale di parte civile della famiglia Angelozzi, che appunto rappresenta una delle vittime, Sara Angelozzi, e di suo marito Claudio Baldini, gli sposi di Atri, che purtroppo hanno perso la vita qui sotto le macerie dell'hotel Rigopiano. Un silenzio surreale tra le macerie dell'hotel Rigopiano, interrotto solo dai rilievi audiometrici dei tecnici della procura presenti anche loro insieme a noi sul luogo della tragedia. Intorno, brandelli di quotidianità all'interno del suggestivo resort. Un pianoforte semisepolto tra una ghirlanda in ricordo delle festività natalizie e un trolley ammaccato. Poco più distante, a sinistra, la sala d'annunziana, dove sono stati trovati sani e salvi tutti i bambini. Dall'altra parte la voragine, sotto la quale è visibile ciò che resta del centro benessere. Ciò che colpisce di più nel mezzo di una tale devastazione è la violenza con la quale la terribile valanga di quel pomeriggio del 18 gennaio scorso si è abbattuta sull'hotel, portando con sé alberi, rocce, terra, tutto ciò che travolgeva in quella folle corsa a 100-150 km orari. Alle nostre spalle la scia della morte, guardate il tratto da dove è scesa giù la valanga che ha poi travolto l'hotel Rigopiano, le cui macerie sono proprio qui davanti a noi. Questo sicuramente è, dobbiamo immaginare che qui c'erano le condizioni per un fenomeno che noi chiamiamo trasporto in massa, diciamo una massa di neve non asciutta, non farinosa, che si è comportata come un fluido. Quando ci sono queste condizioni, e in realtà questo tipo di convoglio, chiamiamolo così, riesce a trascinare oggetti molto pesanti, come appunto grandi tronchi d'alberi, ma anche massi superiori al metro, e il volume totale, stiamo parlando di milioni di metri cubi, con un'accelerazione notevolissima, insomma stiamo parlando comunque di velocità superiore ai 100 km l'ora probabilmente, quindi niente può resistere a una forza del genere, semplicemente bisogna evitare di porsi e di esporsi a questo tipo di pericolo, cioè quindi è un problema di rischio, nel senso le valanghe in montagna si verificano, questa non credo che sia una valanga anomala, penso che rientri nella norma di quello che si è osservato un po' in tutte le zone montuose del mondo, in quelle condizioni meteo naturalmente, però bisogna dire che sicuramente il rischio era elevatissimo, perché qui c'era un edificio piuttosto grande e nessun edificio è in grado di resistere quando si trova proprio al centro di questo tipo di flusso. In realtà
valanga è venuta giù come su una sorta di toboga, cioè ha fatto un percorso che non era rettilineo, ma ha cercato di disperdere l'energia. Questo è dovuto all'attrito con il substrato, con la quantità di alberi, di materiali che andava inglobando, di rallentare. Questo però ha in qualche modo condizionato il movimento, che non è andato secondo la linea di massima pendenza, ma è stato in grado in parte di risalire anche sui versanti, di scavalcare ostacoli, e questo è un comportamento abbastanza tipico durante sia le frane che le valanghe, quando la densità è elevata. Quindi, per quello che abbiamo potuto constatare sullo stato degli alberi fuori del percorso di distruzione, chiamiamolo così, non ci sono grossi danni, quindi non c'è stato quel grandissimo spostamento d'aria che si verifica nelle valanghe turbolente, polverulente. Quindi qui proprio si è verificato proprio quello che è, diciamo, una colata, se vogliamo, una gran colata fatta di neve piuttosto umida, grandi blocchi e tronchi, che poi naturalmente ha saltato, ha usato come trampolino alcune strutture che si trovavano più a monte, sia naturali sia artificiali. E questo modo di procedere viene chiamato balzo della tigre. In realtà questo tipo di convoglio a volte riesce anche a scorrere su un cuscino di aria compressa. Questo, capite bene, aumenta la velocità, perché in realtà è come un overcraft, cioè quei mezzi che camminano su un cuscino di aria compressa. Ovviamente la valanga ha superato di gran lunga l'edificio che è stato appunto abbattuto e poi proseguito il suo percorso nella valle, però seguendo una logica proprio tipica delle valanghe, non di altro. Questione importante, che è simile a quello che però si verifica in eventi analoghi o in processi che comunque coinvolgono un improvviso trasporto di materiale in massa. Effettivamente abbiamo potuto verificare che il percorso della valanga è stato condizionato dalla morfologia, e questo è possibile che si sia verificato altre volte. Naturalmente abbiamo fatto una ricognizione di superficie, quindi questo consente di vedere gli eventi diciamo successivi o contemporanei alla messa in posto di questa grande massa di materiale, però non dà una certezza su quelli che sono stati eventuali eventi precedenti. Certamente la morfologia della zona implica degli accumuli notevoli e anche delle superfici che sicuramente non sono state prodotte dall'erosione fluviale, ma da eventi comunque di trasporto, come diciamo noi, in massa, cioè valanghe. Possono essere anche valanghe in roccia o valanghe di neve. Certamente adesso dobbiamo vagliare un po' le impressioni, confrontarci un po' per capire quale può essere più precisamente la ricostruzione degli eventi, però direi che il materiale per arrivare a una conclusione o perlomeno a un'ipotesi molto attendibile ci sono, ci si può arrivare. Si è detto che qui di valanghe a Memoria d'Uomo non sono state registrate, però a vedere la forma del canalone, diceva lei, anche la forma morfologica di questo tratto, c'è il sospetto che un po' questa zona... Questa è una morfologia che può produrre valanghe, cioè su questo non c'è dubbio. Adesso stiamo discutendo sulla forma della valle, per capire quant'è l'influenza di questi fenomeni rispetto invece all'erosione che può produrre l'acqua, che produce però dei profili a V. Qui noi stiamo osservando un alveo a U, che in genere è prodotto da un trasporto di mezzi densi, diciamo. Questi sono elementi da vagliare, però quello che taglierebbe la testa al toro, perché la memoria umana è breve, è un sondaggio che ci facesse vedere depositi analoghi a questi nel sottosuolo. Suppongo quando è stato costruito l'albergo siano stati fatti, se si trovano dei livelli carboniosi, che sono ciò che rimane di questa vegetazione che si vede bene, ha tappezzato ormai il suolo, mista a massi, questa è la prova che ci sono stati eventi. In teoria si potrebbero anche datare con radiocarbonio, ma a Memoria d'Uomo non vuol dire niente. La Memoria d'Uomo è brevissima, lo vediamo quando le nostre città vengono distrutte dai terremoti, e vengono distrutte ogni poche centinaia di anni e le persone non se lo ricordano. Quindi a Memoria d'Uomo non significa niente, però ritengo che in tutta la zona si siano verificate eventi di questo genere, magari minori, con frequenza invece importante. Quindi a Memoria d'Uomo
si potrebbe avere una testimonianza, solo che queste zone in antico non venivano utilizzate durante l'inverno, non erano frequentate durante l'inverno ma solo durante l'estate, come al peggio. Quindi è stato un po' il cambio d'uso il vero colpevole di questa catastrofe, cioè si sta usando questo territorio in una maniera che non è consona alla sua natura, se volete geologica, ma anche alla sua natura, alla sua fisiografia, a come è fatto, cioè qui è un posto che d'inverno non bisogna starci. Una ghirlanda in ricordo delle feste natalizie e poi il pianoforte che ha accompagnato per tante sere i momenti di relax e di svago nelle sale dell'hotel Rigopiano. Un'immagine davvero forte, così come forte è quel trolley praticamente distrutto, poggiato sulle macerie. Poco più in là, alla nostra sinistra, la sala d'Annunziana, meglio nota come la sala del biliardo, dove hanno trovato la salvezza tutti i bambini ospiti dell'hotel, e di fronte alla sala d'Annunziana il centro benessere. Dalle immagini di Luca Corneli, la sproporzione di una vera e propria voragine creata proprio all'imbocco della sala benessere dell'hotel Rigopiano. Nella devastazione dell'hotel Rigopiano, insieme all'avvocato Vania Della Vigna, avvocato che ricorderete si è già occupata di casi importanti al terremoto dell'Aquila, uno fra tutti il crollo della Casa dello Studente. Avvocato Vania Della Vigna, ci troviamo nel cuore della devastazione anche per cercare di capire, per quel che si può capire. Sì, oggi stiamo facendo questo sopralluogo grazie all'intervento di consulenti, quali il professor Francesco Stoppa, proprio per cercare di capire se anche queste morti sono frutto dell'evento naturale o se ci sono delle responsabilità dell'uomo. Certo che è triste vedere questa devastazione, pensare che persone come i miei assistiti sono venuti qui in cerca di riposo, per essere rilassati, e poi trovarsi in questa situazione. Io rappresento Silvia Angelozzi, che è la sorella di Sara, che insieme al marito Claudio erano venuti domenica qui e poi dovevano andare via martedì, e quindi invece sono stati invitati a rimanere, e quindi loro hanno soggiornato anche la notte di martedì fino a poi mercoledì. Ecco, lei che conosce quanto è accaduto all'Aquila, una devastazione del genere difficilmente si può paragonare ad altre vicende, ad altri eventi. Sì, è una situazione sicuramente molto più complessa. Certo, ci troviamo di fronte non a un evento sismico imprevedibile, ma ad una valanga. Lo studio delle valanghe ci insegnano anche la prevedibilità di determinati eventi, e quindi tutto si gioca, secondo me, sulla valutazione del rischio. La Procura sta facendo un lavoro davvero certosino, anche perché ci sono più fronti da approfondire e da studiare. Chiaramente le indagini sono particolarmente complesse. Voi che state seguendo, per quello che si può dire, che impressione avete? Impressione che stanno lavorando veramente molto molto bene, sia il procuratore Tedeschini, il dottor Andrea Papalia, si stanno prendendo veramente a cuore, oltre la normale attività professionale, questo caso, come è giusto che sia, così come ho visto il colonnello Angelozzi. Quindi stanno facendo veramente un ottimo lavoro, e spero che ci sia data poi la verità dei fatti, che non è trovare un colpevole a tutti i costi, quello che io poi ripeto in ogni situazione di questo genere, ma appunto capire quali sono state le dinamiche e se ci sono, diciamo, delle responsabilità umane in tutto questo evento. E rispetto a chi va dicendo che si ha la sensazione, purtroppo, che tutto questo finirà con il classico terra, luci e vino, qual è la sua sensazione? Io non ci credo, perché comunque io, proprio per il lavoro che faccio, e il fatto anche che comunque mi occupo ormai da anni di queste situazioni, come la Casa dello Studente all'Aquila,
altri processi, comunque anche i casi di Amatrice, ritengo che il lavoro fatto bene porta a determinati risultati, che ripeto non significa essere colpevolisti ad ogni costo, ma essere e ritrovare quale sia il nesso causale tra la causa che ha determinato l'evento e poi il fenomeno morte. Siamo posti un problema quando ci è stata data l'occasione di realizzare questo esclusivo reportage. Quanto sarebbe stato irrispettoso sbirciare tra queste rovine nei confronti di chi sotto queste macerie ha lasciato madri, padri, fidanzati, fidanzate, fratelli, anche sorelle, oppure gli amici più cari. Al di là del documento comunque importante da un punto di vista giornalistico, ma anche storico e scientifico, gran parte di queste immagini saranno infatti messe a disposizione del professor Stoppa e del suo dipartimento, la risposta ce l'ha data Silvia Angelozzi. Quel terribile 18 gennaio, tra le 29 vittime rimaste sepolte, c'erano anche sua sorella Sara e suo cognato Claudio Baldini. A distanza di oltre 3 mesi Silvia è tornata qui ed è stato faticoso da parte nostra, ma anche da parte del suo legale Vania Della Vigna, tenerla a freno, avvisarla sui possibili pericoli in questo percorso accidentato tra le macerie, dove una base in apparenza solida potrebbe invece far sprofondare in una voragine nascosta sotto rami, rocce e pezzi di cemento. La sua morbosa curiosità e il suo commovente coraggio nel guardare in faccia il dolore ci ha persuasi che tutto questo sarebbe potuto essere d'aiuto anche per chi fatica giustamente a fare i conti con la tragedia. Silvia Angelozzi, sorella di Sara e cognata di Claudio Baldini, a rivedere questi luoghi, passare tra queste macerie, che sensazioni hai? Certamente non è una cosa piacevole. Tornare qui è la seconda volta. È sintomo e sinonimo di catastrofe, di distruzione, non per mano della natura ma forse per l'uomo. Sara e Claudio dovevano ripartire, la loro vacanza era finita, poi sono rimasti. Mia sorella e mio cognato sarebbero dovuti tornare il martedì, con orario di ripartenza come di consueto dall'hotel, credo dalle 3 circa del pomeriggio. Però poi si è stata fatta loro una sorta di proposta, di offerta per poter rimanere e soggiornare, visto le condizioni climatiche, perché le strade non erano ovviamente pulite né controllate. Quindi loro hanno accettato, anche perché non potevano muoversi più di tanto. Che ricordo hai di Sara e di Claudio? Era un momento felice per loro, sposati da 16 anni, e avevano tra l'altro ottenuto questa vacanza grazie a un regalo, no? Sì, avevano ottenuto questo buono, questa sorta di regalo dai loro testimoni, diciamo così tra virgolette, di un matrimonio fatto ad ottobre del 2016. Mia sorella casualmente ha dovuto sempre rimandare per problematiche e motivi di lavoro, perché mia sorella aveva un'attività ben avviata ad altri, un centro estetico, e mio cognato un'agenzia pubblicitaria, anch'essa ben avviata. Loro erano più che contenti, anzi avevano anche detto che sarei dovuta tornare anch'io con loro e con mia figlia, però purtroppo il fato ha deciso per loro. Cosa ti aspetti adesso da questa indagine? Ovviamente verità e giustizia. Verità e giustizia, verità che sia fatta, che ci sia la verità, che ci si venga detta la verità più che altro, che non ci si nasconda dietro ad un dito, anche perché credo sia molto impossibile nascondersi dietro ad un dito, basta guardare quello che è accaduto, quindi credo che questa volta chi debba pagare paghi, e non parlo economicamente, bensì penalmente. E di giustizia, io credo nella giustizia italiana,
vorrei credere, finora ho sempre creduto e vorrei continuare a credere, io assieme a tutta la mia famiglia, a tutti i componenti della famiglia, e penso anche per le altre 28, 27 vittime, perché parlo sia per me che per mio cognato.